questo e nel prossimo episodio faremo insieme un viaggio nel tempo che attraverserà quasi un millennio di storia e vi farà scoprire il senso e il fascino delle frequenze di benessere. Vi illustrerò infatti passo passo la meravigliosa avventura di conoscenza che è stata la scoperta delle Ancient Solfeggio Frequencies, in italiano frequenze antiche di solfeggio o toni antichi di solfeggio. È interessante approfondire un argomento come questo perché costituisce una sorta di matrice del lavoro che facciamo con le frequenze di benessere. Costituisce una sorta di infrastruttura dell'azione delle frequenze di benessere. La storia di queste frequenze è molto affascinante e per questo motivo ho deciso di dividere in due episodi, di dividerla in due parti. La prima parte su cui ci concentriamo in questo episodio riguarda il periodo storico del Medioevo, più precisamente l'undicesimo secolo. E ha come protagonista principale un monaco benedettino di nome Guido d'Arezzo, che oggi diremmo essere un esperto musicologo, nonché un grande insegnante di musica, ai suoi confratelli naturalmente. Guido d'Arezzo si accorge ben presto che i monaci fanno molta fatica a memorizzare le linee melodiche. La musica pop dell'epoca, devi sapere, che era il canto gregoriano, che ha una caratteristica decisamente rilevante. È un canto monodico che procede dunque per una singola linea melodica che può essere cantata a una o a più voci. Ovviamente siamo in un ambito puramente liturgico, era un canto liturgico, la chiesa era il principale teatro di esecuzione e di ascolto della musica, che aveva come principale scopo la musica, quello di glorificare Dio. Ci troviamo perciò da una parte in un ambito puramente spirituale che definisce il fine della musica, ma allo stesso tempo si può anche associare alla musica uno scopo, un fine emozionale, legato all'emozione dell'anima risvegliata dalla gloria di Dio attraverso le note musicali, la melodia e l'armonia. Questa profonda azione sulle emozioni, sulla psiche, sull'anima e sullo spirito delle persone procedeva da un'unica linea detta appunto monodica. Si trattava a tutti gli effetti di una struttura coerente basata su singole frequenze, le frequenze appunto delle singole note. Guido d'Arezzo, come molti italiani geniali, è stato dimenticato dall'elenco dei grandi. Eppure il nostro amico monaco non è altri che l'inventore della moderna notazione musicale. Ed è stato lui che per primo ha codificato il modo in cui ancora oggi viene scritta e letta la musica. Ha cercato a lungo un modo per trovare soluzioni, ha trovato espedienti sempre brillanti, tra cui la cosiddetta mano guidoniana, per la quale ci si appuntava sulle dita le diverse altezze, gli intervalli e le note. Alla fine di questa ricerca è arrivato alla costruzione della notazione musicale, che parte proprio dalla struttura musicale del canto gregoriano. Perché è così importante sottolinearlo? Perché Guido d'Arezzo non si è inventato la musica, non si è inventato la scala musicale esiste ed è strutturata così in modo naturale, cioè viene tramandata di generazione in generazione e in un modo codificato, ma non da qualcuno, non da qualcuno in particolare, ma dall'uso collettivo, in una forma che si sente e si vive come quella più armoniosa. Cioè, alcune note, le note della scala, stanno bene insieme, in relazione tra loro, e lo fanno perché la natura è fatta così. I momenti di incontro collettivo legati al rito ecclesiastico davano grande benessere fisico, mentale e spirituale alle persone, grazie proprio alla musica, al canto gregoriano, cioè a questa struttura musicale. O come diremmo oggi, grazie a questa serie di frequenze organizzate secondo una sequenza ben precisa.
La sequenza più precisa, secondo Guido d'Arezzo, era quella che riguardava un canto in particolare, ovvero Utque ant laxis, in italiano affinché possano cantare. Si tratta di un inno scritto circa 4 secoli prima, da un altro monaco, un monaco poeta e storico molto noto, Paolo Diacono, autore della Storia dei Longobardi, la prima storia dei Longobardi che ci è stata tramandata. E se cerchi su internet troverai tante informazioni sull'importanza di questa pietra miliare della storia europea. Nel VII secolo Paolo Diacono compone questo inno a San Giovanni, che in italiano recita così: affinché possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue gesta i servi tuoi, cancella il peccato dal loro labbro impuro, o Santo Giovanni. In latino, lingua originaria di questo inno, suona invece così. Te lo faccio ascoltare. Ecco, gli elementi iniziali delle strofe, che vedi evidenziati in maiuscolo, riguardano proprio la scala che dalla ut, quella che oggi viene chiamata do, e che anticamente era il primo elemento della serie di 6 intervalli che costituivano la struttura armonica che Guido d'Arezzo aveva individuato in modo esatto grazie all'ascolto del canto gregoriano e in particolare di questo canto gregoriano, arriva fino a là. La genialità tutta moderna o addirittura postmoderna di questo inno è data dal fatto che le sillabe cantate e che combaciano con il testo di Paolo Diacono corrispondono anche all'intonazione della nota. Non è che ogni nota, cioè ogni strofa per meglio dire, era costituita dalla singola nota. La sequenza naturalmente segue la linea melodica del canto, ma l'inizio di ogni strofa corrisponde all'intervallo musicale corrispondente. Ut, re, mi, fa, sol, la. Ecco la linea melodica nella sua forma più schematica. E questa struttura costituisce la struttura armonica e melodica che viene utilizzata oggi nello schema dell'Ancient Solfeggio Frequencies. Un altro dettaglio importante riguardo a questo inno è che la tonalità non è quella di Do, ma di Sol. In origine, infatti, Ut non corrispondeva al Do, ma all'elemento di base della sequenza di intervalli. La nota più bassa oggi è il Do, ma anticamente era il Sol. Da qui la parola solfeggio. Oggi si continua a usare questo termine in omaggio a quei tempi. Tuttavia, originariamente il solfeggio era chiamato solmisazione, tecnica che permetteva di contare tutte le note dell'esacordo, dal sol al mi, ovvero della scala a 6 toni che prevedeva la presenza di ut, re, mi, fa, sol, la. Oggi è stata aggiunta la nota del si, che ha reso il sistema a 7 note, a 12 semitoni. Il si resta anche questo un omaggio alla struttura originaria. Ne ha infatti preso il nome, ma non corrisponde alla sequenza delle note antiche, dal momento che il si allora non era conosciuto, non esisteva. Molto semplicemente omaggia il si l'invocazione finale di Paolo Diacono a San Giovanni. Sancte Johannes, Sancte Johannes, si. Oggi si parla invece di solfeggio, sol fa, non più di sol mi. Più correttamente dovrebbe chiamarsi dosieggio, poiché la nota più bassa è il do e l'intervallo più alto di settima che completa la scala è il si, la 7ª nota appunto. Ma il termine solfeggio è rimasto in vigore grazie a questa eredità linguistica. Forse può sembrarti un po' complicato, ma non preoccuparti. Ci tenevo a essere preciso perché è importante evidenziare
al di là anche dell'aspetto delle frequenze, come le cose sono interconnesse, correlate, hanno una storia, hanno un senso. Dobbiamo naturalmente conoscerlo questo senso. In questo primo episodio abbiamo visto l'origine di quella struttura che nel prossimo episodio vedremo essere la più perfetta, forse, struttura di frequenze di benessere. E la cosa straordinaria è che questa struttura è naturale, nasce dall'uso. L'armonia nasce dall'uso, si sente così. I nostri antenati si sentivano così. Questa è la cosa più importante che voglio che tieni a mente adesso. Per riassumere quello che abbiamo fatto in questo primo episodio, la scala musicale, ovvero un sistema organizzato di frequenze che stanno bene insieme, è stata costruita a partire da una canzone che mostra le note che costruiscono una scala ideale, un'organizzazione del sistema musicale così potente che procura un beneficio alle persone che la ascoltano e così perfetta che costituisce l'infrastruttura della moderna organizzazione musicale stessa, cioè l'essenza stessa della musica. Nel prossimo episodio scopriremo come questa perfetta sequenza musicale costituisce anche una perfetta, forse la più perfetta, sequenza di frequenze di benessere.